L'amore per il teatro colpisce ancora. Si è concluso nella serata di sabato 6 ottobre presso la sede dei Laboratori Urbani di San Pietro Vernotico, Officine 3.0, l'ottavo concorso teatrale promosso dall'Associazione Culturale Domenico Modugno. Divenuto ormai appuntamento certo di ogni anno e punto di riferimento per tutti gli amanti del teatro amatoriale e non, il concorso ha visto nel 2012 susseguirsi sul palco compagnie provenienti da tutto il territorio pugliese. Hanno infatti partecipato alla compagnia La Ribalta di Erchie, l'Altro Teatro di Gavino in Puglia, la Filodrammatica Lupia di Lecce, la compagnia Gli Scucitati di San Vito dei Normanni, la compagnia teatrale Tuturanese di Tuturano, la compagnia dei Teatranti di Biceglie, il Teatro delle Giacure Stritte di Salice Salentino, l'Associazione Culturale I Colori dell'Anima di San Vito dei Normanni ed infine la compagnia La Sita di Torchiarolo. Di seguito, a News Salento riporta l'intervento del presidente Mimino Modugno, che si è così espresso. Buonasera a tutti, innanzitutto. Noi, come siamo ormai all'ottavo concorso, siamo arrivati al nono, chiudiamo l'ottavo, con grande fatica. Abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare in questa struttura che nasce da Valenti Spiriti. E questo per noi è stata una ricchezza unica, il fatto di poterci riunire qua. Dire cos'è il concorso, ormai penso che lo sappiate tutti, qua sono la maggior parte le compagnie che hanno partecipato e anche altra gente. Quello che vorrei fare è presentarvi il non concorso, cioè soprattutto dirvi che ci sarà un nuovo concorso, perché il nostro sacrificio non è da poco. L'associazione si fa carico del lavoro, dei costi, delle fatiche, di tutto, e non è semplice per chi vive in associazioni, ci capisce. Io sono emozionatissimo, quindi non riesco più a dire quello che volevo dire. Avevo tante cose in mente, volevo dire tante cose. Posso soltanto dire grazie di aver partecipato al concorso, grazie di essere venuti. Passo la parola.